abbiamo detto che civica, culturale, economica. Siamo oggi in Piazza Affari perché vogliamo ricevere i soldi subito. Ci avevamo promesso che ritornavamo a scuola a settembre, ci hanno promesso che ritornavamo a scuola al 7. Questo non è successo. E ovviamente ritornare a scuola per noi vuol dire potenziare i mezzi, quindi mettere i fondi anche sui mezzi pubblici, potenziare le assunzioni, quindi dire finalmente al prefetto fate assumere tutti i docenti che sono in Italia e soprattutto anche per gli spazi. Gli spazi non mancano, a Milano ci sono tantissimi spazi sfitti che potrebbero essere utilizzati per la scuola. Riaprire così senza aver messo nemmeno un soldo è inutile. Ritorneremo ad andare a scuola un mese e poi ritornare a casa. Noi questo non lo vogliamo. Gli studenti vogliono ritornare a scuola subito, in presenza per la fine dell'anno. Tanti di noi hanno la maturità, tanti di noi sono in prima e non si sono nemmeno conosciuti. Noi stiamo chiedendo di tornare subito a scuola e che i fondi vengano dati subito alla scuola pubblica. Noi ci eravamo lasciati il 23 di dicembre tappezzando le scuole italiane con la scritta ci vediamo il 7. Ci siamo visti qui il 7. Sapevamo che non avrebbero riaperto perché sono state fatte delle scelte nel paese durante le feste che hanno messo davanti i consumi, hanno investito sulle piste da sci, se ancora c'è questo dibattito nel paese, questo dà un messaggio ai ragazzi sbagliatissimo, per secondo cui l'istruzione non conta. Cosa ci aspettiamo? Attendiamo l'11, una ripartenza comunque a singhiozzo perché non sarà completa, e siamo gli insegnanti, docenti e studenti altamente preoccupati per il disagio psicofisico che sta vivendo e il paese, ma soprattutto i giovani. Ci aspettiamo, perché sono passati molti mesi, che ora si passi dalle parole ai fatti, e ci aspettiamo una terza ondata probabilmente, ma vogliamo essere pronti, vogliamo che la scuola sia l'ultima a chiudere, che si curi e sia l'ultima a chiudere dopo che ha chiuso tutto il resto. Grande rabbia, siamo qua da mesi. Non stiamo chiedendo neanche la rivoluzione sociale, stiamo chiedendo che i ragazzi vadano a scuola nelle giuste condizioni di sicurezza e di tutela, che come società civile siamo perfettamente in grado di garantire, fatta salva una volontà politica che manca, e non si può sentire nessuna retorica su questa cosa, manca la volontà politica. E noi abbiamo bisogno di un servizio sanitario che funzioni, test, tracciamenti, interventi sui trasporti. Non c'è molto da parlare, da dire, anche perché, insomma, come dire, il loro messaggio è molto chiaro. La regione Lombardia non ha un particolare interesse a tenere le scuole aperte. Dovremmo essere comunque a casa a seguire lezioni, però siamo venuti qua per far vedere che per noi l'educazione comunque è importante, per quanto molte persone la sottovalutino evidentemente, perché siamo ancora a casa nonostante la scuola sia incominciata da 5 mesi. Se la situazione è così ora probabilmente non cambierà tra poco, però dobbiamo farci sentire perché altrimenti non cambia di sicuro.